E siamo live! Dun, taradun, taradun, dun, taradun, 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 taradun. Osservate l'aquila sopra il mio elmo. È molto strano questo elmo. Ed eccoci qua. Un tuo grande uccello. Sì, il mio grande uccello. Finalmente il mio grande uccello. Gente, bentornati su Twitch. Io qua con il signorissimo Cap. Ho appena notato la tua maglietta, tra parentesi. Il man. The Mandarinian. Cioè, che mangia i mandarini? Sì. La voglio. Te la rubo a Milano. Te la Non va rubo. Te la vengo a rubare. Va bene. Gentilissimi, noi siamo qui per lavorare sull'amministrazione Draghi. Allora, questo chiaramente che state vedendo, innanzitutto è un bel paesino, ma in realtà è una delle parti finali di Elden Ring che. Ormai ho raggiunto la fine del gioco e quindi stiamo a fare un po' di pulizia. Mi manca giusto mi sa, uno dei boss finali ed è l'unico rimasto. Ricordami il nome, l'Arcidrago. Intanto lo vedrai, è Placidus Sax, sì. Sì, quindi Diventa adesso lo stiamo Draghi. andando a cercare. Capo mi fa un attimo da guida, se riusciamo poi facciamo anche un po' di cooperativa. Sciacco, giusto per fare l'ultimo tentativo, Cosa devo fare? usa il rimedio per vedere se ti esce il simbolo che ho messo. Ah, l'hai messo adesso? Ti l'ho messo, vedi, proprio. Vediamo. Stai sempre con arte 7, arte 8 come Sì. password? Vediamo, vediamo, vediamo. Comunque io sono qua con il mio personaggio definitivo ormai. Build sangue perché è l'unico modo per sopravvivere in questo gioco dopo un certo punto, dopo un certo punto, ahimè. Ho l'intenzione di fare la prossima run completamente di magia, perché la magia è una delle cose che io non uso mai nei Niente, Souls. non compare. No, infatti, Fra, non ti vedo. Quindi mi. Cioè, tanto Per sarebbe già arrivare al boss, apparso. comunque, vai dove c'è la chiazza di sangue, dove è nell'unico slot in cui manca la belva. Lie down! No, vabbè, ma mi stai a scherzare? Enjoy. What the. Oh mio Dio, io pensavo che dovessi fare tipo un altro po' di platforming. Non lo sapevo sta fatto. Ci ho messo un po' anch'io. If I could save time in a bottle. The first thing that I'd like to do, I'd save everything like a treasure, and then again I would spend them with you. Che figata di scena è questa, dai! Una figata. Ben vedrai mo dove stai arrivando. Oh! Ma ti riporta indietro nel tempo, quindi? In un certo senso. È curioso quello che succede Ho qui. paura che non siamo più in Kansas, Toto. Esatto. Alright. What about now? Awaken, Ashen One. Ah no, aspetta. Wrong game. Preparati, è una. Oh. Oh! Oh, ma tu non mi avevi detto che era direttamente qua. Oh. Fanciullo, devo preparare la Mimic Tear. Aspetta, guarda, guarda che succede, guardalo mo che te lo mostrano. È È Ghidorah! Ghidorah! È tantissimo, stavo per dirlo anch'io, è King di Ghidorah! Ah, ma mio amico mi ricordo mi scrisse: "Ah, ma quindi non avevo capito che Ghidorah", e poi non ha continuato. Lui era in questo posto fermato nel tempo. Ok. Allora, togliamoci questa cazzo di cosa. Io mi lascio le cose così come sono. Lascio Lord of Blood Exhalation. Fammi togliere questa. Già che stiamo, ci facciamo pure un Runearc. E mi tolgo l'Alec Drake. E mi metto a. Cioè, vedendo questo qua, direi Bolt Drake. Oppure devo mettere Pearl Drake Talisman. Uno dei due. Al volo. Oddio, forse è meglio alt il Pearl Drake, mo che ci penso. Ma fammo il Bolt Drake, dai. Mi piace che te stai zitto perché non vuoi dire niente, Io voglio assolutamente che tu lo viva in prima persona.
Ok. First off, don't give up. Alright, that's promising. Ok, no, ho letto questo. Something incredible ahead. Yeah, I believe you. Ma è una figata sta arena. In effetti sì. Sì, nel cuore. Time della... for calmness. Oh, si è svegliato. Si è svegliato. Wow. Quello non mi è piaciuto. Oso, perché non posso chiamare il mio mimic? Non ne ho idea. Non so se mi piace sta cosa. Oh, no. Fuck. Ok, greedy. Bravo. Fuck, not again. Shit. Hiya. Ouch. Ok, com'è che l'ala mi fa più male che altro? Hai visto quanto è grande? Ah, ma ha già perso una testa. Cioè, sono tre teste. Erano tre teste. Au. Oso, in questi momenti che mi manca veramente uno scudo come si deve. Era veramente Ghidorah. Comunque, facci caso alle sue parti tranciate di carne. Sono fatte tipo d'oro. Aha. Forse mi devo allontanare. Forse mi dovevo allontanare. Ok. Aia! Mancato. Benissimo. Bene, Enrico. Bene che non stai schivando un cazzo. Bene di nuovo. Ok, no, ce l'abbiamo. Aia! No. Who's there? Dolore. Dolorissimo. Niente, no, dovevo... No. Ok, no. Ma... perché non posso evocare il mio mimic? Guarda, vado a controllare se è una zona in cui effettivamente è evocabile la mimic. Cioè, se ci possono concesse evocazioni. Ma mi sembra strano, perché non ne ho trovata una dove non si poteva fare. Magari questa è... Vabbè, sempre da qua bisogna andare, ok. Ma più che altro che mi sta venendo voglia di togliere completamente la seconda Uchi Katana e mettere uno scudo, perché sennò qua mi abbustolisce tutto, ogni volta, sempre. Solo che... che andiamo a mettere? Mi servirebbe qualcosa con una buona protezione dal fulmine, quindi purtroppo con le mie statistiche attuali di forza credo che posso mettere soltanto... credo che posso mettere soltanto il Brush Shield, che va bene, però. Anzi, scusami, posso anche cambiare tra i due e mettere comunque Luci Katana, perché sono abbastanza forte da poter portare più roba. Dov'è Luci Katana? Ecco la Luci Katana, bella Luci Katana. Ok, quindi così posso fare entrambi. Posso sfoggiare e sono comunque in mid-roll, quindi va bene. Dragon Lord Classic. Spero che tu ti sia accontentato di questa prima morte immediata. Io assolutamente. Multiplayer is allowed. You can summon spirit ashes. Non so perché non te lo faccia. Interessante. Stavo per dire forse perché non ero umano, ma mi sono detto ah no, aspetta, quello è un altro gioco. Bella, schivata da sopra. E perché la Mimic Tear va a vita, quindi è stranissimo. Beh. Hello. Vabbè, ciao Ciccio. Ci rivediamo. Hello, I love you, won't you tell me your name? Ok, mo di qua bisogna fare tutto il platforming, perché ovviamente si fa il platforming in The Souls. Ok. Da quando hanno aggiunto il salto mi sono preso le mani di grandezza. Proprio. Super Dark Souls Odyssey! Taradara ta 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 ta. Vediamo un pochettino. Aliup. E aliup. E aliup. Ali dupe.
Whoop. Madonna, stavo per cadere, malissimo, bene. E mettiamoci un attimo a terra. Facciamoci prendere. E torniamo qui. Ah, adesso me la mostra. Quindi era giusto prima, non me lo permetteva. Va bene. Rimettiamo il Rune Arc. Tanto è l'ultimo boss che sta, quindi lo possiamo fare. Chiamiamolo. E andiamolo. Charge! Va bene, però è poco epico così. Ok. Placidus. Maledetto drago francese. Questo è per Trezeguet nel 98. Fuck, 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 fuck. Ok, va bene Enrico, però devi anche fare attenzione a ste cose. E anche a questa cosa, porco. Merda. Merda. Va bene, va bene. Capo mo guarderà sto cazzo di video e dirà: ma scusami, com'è che te sei riuscito a battere il gioco? No dai, con la pizzanguinamento si fa. Va bene, io me ne scappo però. Vabbè dai, all'ultimo. Dove da cazzo dovevo andare? Che cos'è? Che cos'è? Perché? Se n'è andato? Fase 2. Come fase 2? Oh oh. Oh no, Radan! Cioè tu mi stai dicendo che mo questo affare scompare? Ma dai! Cioè questa cosa è una cosa che accetto da un nemico normale, non da un boss. Fuck! Bevo! Il signore di tutti i draghi. Dai, lo ritratta cavallo. Wow, 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 wow. Ok, bevo, 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 bevo. Vabbè, la build è abbastanza buggata, lo devo dire. Eccolo, eccolo, eccolo. Buggate ce ne sono due di te in questo momento. No, levati, levati! Fuck, fuck you! Dove cazzo è andato? Dove cazzo è andato? Ah! Va bene, ma buono Ghidorah! È Ghidorah. Ma la mia barra l'ha fatto proprio boom! Cioè manco i Pokémon. Che cazzo? Cioè era iperraggio. Ed è un attacco di tipo. Ma quello è un attacco di tipo sacro o no? Che dovrei informarmi. Faccio una bella cosa. Sai una cosa? Faccio una bella cosa mo. E mi metto il Pearl Drake Talisman invece. Poi vediamo. Fucking shit. Fucking shitty bricks. Ok. Alright, alright, alright. Hello, I love you, won't you tell me your name? It's Steph, you're dead. Cazzo no, non sei morto invece. Va bene, però pure voi se mi mettete a rompere i coglioni. Rompete i coglioni un pochettino, eh. Ma dai, ma dai. Che cazzo volete dalla vita? Vabbè, io ho capito, cioè, non so, torno al falò, che devo fare? Già mi avete fatto fuori le fiaschette. Vabbè. Che roba. Tu vedi che maleducati, eh? Te vedi che maleducati? Devi lasciateli, no! No!
No, sto tornando su perché, cioè, piuttosto che fare tutto quanto di nuovo con meno fiaschette, me lo faccio così. Ma stai giocando anche te? Sì. Ma anche tu, Dragon Lord Placido? No, io ho avuto la fortuna di poter fare tutti i boss prima del finale, tutti quelli opzionali. No, io sto facendo un esperimento stupido, sto facendo, vedendo quanto ci vuole per fare tutta la mappa a piedi. Cioè a cavallo. Da Castlemorn in poi? Dal punto, esatto, da Castlemorn fino alla fornace di gigante. Va bene. Ma avrei dovuto, in realtà, tra l'altro avrei dovuto fare più tipo dal santuario della Belva, fare tutta la C fino alla fornace di gigante. Quando dici santuario della Belva è il Beast of Sanctum, quello a Kaelid. Dove c'è Gurrank. Non ho idea. Aspetta, Gurrank è quello che mangia la morte? Sì. Ok. Mi piace che tipo sembra che stiamo parlando tipo di personaggi di una campagna di D&D mezza Harry Potteresca. No. Wii. E giù. Bene così. Va bene, time in a bottle, andiamo. Rimettiamo il rune arc. Mimic. Bevo. Let's fucking go! Let's fucking go! Non so perché quando urlo in questo modo mi sembra che sto diventando tipo un disturbato ad audio. Va bene, sì, esplodi tutto quello che vuoi tu. Ma poi te muori! Che ho fatto? Sì, hai la voce un po' robotica. Anda a me, non so se in live. Non ho idea, perché io non riesco a sentirmi. Au. Aspetta, muto un attimo e provo a sentire io. Merda. Ma dai! Schifo! L'avevo evitato. Merda! Ma dai, che palle, che non lo vedo arrivare perché non sta mirando a me. Allora, che c'è che non va il mio microfono? Guarda, sto abbassando l'audio perché vedo che magari forse fa i picchi o roba simile. Va bene così? Adesso va meglio. Mi sa che stava piccando. Vabbè. Poco male. Parabara. Parabara. Che poi io dirò anche una cazzata, ma credo che questo è veramente l'ultimo boss che mi manca. Poi di regola sì. Perché mi sono fatto Mog, mi sono fatto. Che altro sta di opzionale? È qua molto in realtà. Malenia. Astel, la progenie celeste. Sì, che poi l'ho trovato anche per caso, onestà. Ho visto tutto, ho visto. Ho visto tutto, che figura. Quindi stavo dicendo, io ho già battuto il gioco. Esatto. Sì, anzi sto provando. Spero si veda a schermo, anzi se lo faccio. Cioè dovrei avere tutti quanti i cosi. Vabbè, qua sono i finali nascosti, credo, però. Sharber, Godric, Radahn, Morgoth, Rykard, Malenia, no, Mog. Tutti quei trofei di regola, sì. Ah, aspetta. E questo è il Dragon Lord, infatti. Quello è il Dragon Lord. Eh sì. Ah, e questa è un'altra. Guarda. Lich Dragon Fortisax. Ah, non è questo Fortisax. Fortisax non è questo, no. E Dragon King Soldier?
Questo credevo di averlo già fatto. E Valiant Gargoyle? No, ok, ho capito dove non sei andato tu. 80 ore di gioco, dove cazzo non sono andato? Zio, io l'ho finito in 140 il gioco. Ok, allora mi dici adesso dove andiamo e facciamo questi ultimi boss. Vediamo, sperando che le quest siano attive, sì. Ah! Se mi dici sta cosa, siamo nei guai. Proviamo. Perché non so cosa può essere ancora attivo adesso. Dimmi di che personaggi, scusa. Fia. No, Fia è morta. Uccisa da chi? Qualcuno. Qualcosa. No, sono sicuro che è morto perché avevo trovato il suo cadavere. Ma non nelle profondità delle radici. Oddio, non ci sono mai stato. Cioè, sotto albero madre tu non sei mai stato. What the fuck? Di che cazzo stai parlando? Io ho 80 ore di gioco che sto qua e non ho ancora trovato roba. È una parte della... In realtà è parzialmente collegata alla quest di Ranni, quella roba. Però se tu l'hai fatta... Ma io ho fatto la quest di Ranni. E ho avuto il finale suo. Lo so. No, infatti stavo riflettendo. What the fuck? Ma speriamo che... Perché praticamente tu... E niente, più che la tua prova. E no, levati! Porco Giuda. Vaffanculo però pure te. Ok, fase 2, mo, fase 2, vediamo. Evitato. Merda. Merda! Va bene. Merda! Porco Giuda, mi è partito l'input dopo. Via qua, ciccio bastardo. Via qua. Ah. Dai, che palle tue, questo sputo di cazzo. Shit. Va bene, forse non dovevo. Merda. Bevi. Come non detto, bevi di nuovo. Come l'ho detto, bevi di nuovo! Ho capito forse dove non sei andato, dovrò ricordarmelo insieme a te, ma vediamo. Aspetta che devo scappare di qua. No, ma tanto finisci là. Ce l'ho fatta, meno male. Aia! Sul ginocchio, bravo! Shit, not again! Dove è andato, mo? Dove cazzo è andato? Oh, eccolo. Bene, mi ha ammazzato l'affare. Va bene. Bevi. Ok, hai finito di fare Ghidorah? Credo di sì. Merda, non è vero. Sputagli, lo vedo, devo prima arrivare da lui. E lui deve stare fermo un attimo così posso attaccarlo. È tipo Midir che fa la saponetta. No. Dai. Ah,
è morto! È andata? Oh sì! Guardalo! Cercava di scappare! Remembrance of the Dragon Lord! Yes! Nice! Bene! 280.000 anime? Ok! You're the best around! Nothing's gonna ever be to them! First off, I did it! Ed eccolo qua! Ed eccolo qua! Rest of the Grace! Ah, possiamo anche livellare due volte, anche a questo livello, minchia! Va bene, e dammi un altro po' di destrezza. Ah, non è vero, 280.000 anime, sì, io potrei fare un livello. No, ho fatto un livello, infatti, non riuscivo a fare l'altro. Beh, ok, ora dove si va? Allora, intanto quest'area è autoconclusiva. Hai visto qualcosa? Fammi un attimo nei sotterranei, nelle mappe sotterranee. Ah, e mo ti diverti perché non ho un cazzo. Minchia, tu non hai manco preso la mappa. Ok. Ah, vai. Ah, ecco, vedi cosa ti manca. Vai a Siofra. Aha. Zoom un po'. Fammi capire dove ti devo mandare. Allora, aspetta, a sto punto interrompo la mia crociata e ti seguo. Perché ti devo... Lol. D'accordo, sì, mi devi guidare un pochettino, amico. Allora, non è i boschi ancestrali. Fammi vedere che la... No, non è quelle zone lì. Boschi ancestrali l'ho già fatta. Sì, no, piano. Qua c'è Mimic Tear, qua c'era Night Sacred Ground. Sono già stato a... come si chiama? Nokron, credo. A dire che la lanterna è solo consacrata alla notte, che è quella più o meno al cielo, sotto l'icona. Come, scusa? A destra, una di quelle si chiama tipo solo consacrato alla notte, vedi? No, Hallowthorn Grant, Night Hallowthorn Grant, sì, Night Sacred Grant, sì, prova quella, però aspetta perché non ne sono sicuro. Che faccio, provo ad andare lì? Di regola sì, ma di che va dell'altra? L'altra in che senso? Quella più, un pochino più sopra. Ok, vabbè, ci andiamo a piedi tanto. No, sì, no, a piedi ci devi. Ok. Ah, madonna, sì, sì. Ma qua ci sono già stato. Che... Ci sono già stato che dall'altra parte c'è la Mimic Tear. Vai... Aspetta un attimo, mi sa che è Boschi Ancestrali. E andiamo in Boschi Ancestrali, che è qua. Sì. Vediamo. E di là dovevi riuscire a guidarti uno a uno, vediamo. Eh sì, sento cantare. Allora, vai più o meno dove si batte il cervo. L'altro cervo. Che è qua. Esatto. E da lì provo a guidarti con dei punti di riferimento. Anche se ok, quindi bello dritto. Allora, ciao bello. Sì. Ok, segui il sentiero. No, scusami, cazzata. Segui il sentiero, la lastricata. Ok. C'è un cervo che non brilla. Oh, fanculo, sì. Continua, vai oltre. Oltre questi? Sì, vai nei infrattati nelle fratte, sì. E se vedi delle meduse, seguile. Come segui le meduse? Bravissimo, stai andando giustissimo. Non può mai essere segui le farfalle. Ok, sinistra, no, Shaco, scendi da cavallo. Oh! Ma vedi l'oggetto lì? Lo vedo. Si è perso tutto un'area. Stone Sword. Ma stai scherzando? No. Ti giuro che non sto scherzando. Bra, what the fuck? Salve signora Medusa. Non le do fastidio, giuro. Posso prendere a fare o vi dà fastidio? No, non vi dà fastidio. Ok. Oh sì, c'è una grazia. Ok. Sta cosa mi intrippa, perché dico, cosa cazzo ci può essere ancora? No, tu non hai idea. Aspetta, vediamo se c'è un bacino di evocazione. Proviamo a evocarci. Un bacino di evocazione?
Sì, ma... quella statua strana che ti dicevo. Ma te la do... sì, te lo do io un bacino, mo. So, questo non è knock. Ah, ecco, ok, vai più avanti. Ok. 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 Vedi quella statuetta lì? È una Stake of Malika. Attivala. Ah, te mi stai dicendo che dovevo fare queste cazzate per poter essere evocato? Beh, no, non è obbligato, non dovrebbe essere obbligatoria. Ok. Intanto metto il Full Finger Remedy, vediamo. Qua c'è un affare che vola. Bello. Messaggio. Aspetta che io ho inviato un segno al bacino di evocazione, vediamo se ti compare. Un segno? Sì, prova a usare... Ho usato un rimedio. Ok. L'ho inviato, speriamo che compaia, però non mi sembra. Ma temo di no, eh. Sarebbe stronzissimo se fosse quello il fatto. Riesci a scrivere un messaggio, magari? Non so se funziona. Time for summoning, dice pure. Oddio, il crucibolo! No, vabbè, Fran, comunque non appare un cazzo. Quindi io... Hai lasciato un messaggio? Dove? Davanti alla statua di Mario. E non riesco a leggerlo perché tipo sospeso a metà. No, non è quello, è un altro, un poco più avanti. No, non è quello. No, niente, non ti serve. È strano che abbiamo pure la password. Vabbè, ma mi sa che perché PS4, PS5 è una bugia. Non lo sarà proprio così DNS. Vabbè, dai. Allora, di qua, immagino che si va di qui. Acquedotto di Siofra, ok. Va bene. Allora, tu quanto sei stronzo da 1 a 10? Vediamo. Vieni qua, vieni qua. Vieni da paparino, vieni da paparino. Merda. Merda, merda. Io mi sono dimenticato che questi sono stronzi forti. Davide e Crogiolo sono il mio incubo peggiore. Sì, siamo in due. Io li facevo solo a per... cioè erano gli unici che iniziavo a perdere e basta. No, è che devi sprecare 3000 cose ogni volta. Ma sapete, questo è l'attacco meno preoccupante quando fanno così. Ah, te, strunz de merda. Oh, e m'ha dato anche il suo scudo? Crucible Horn Shield, dov'era? Ah, interessante, vediamo un attimo. Beh, dottor Vylaz! Ciao, bello! Ciao, dottor Vylaz. Grande poeta tradizionale. Great shield of red tinted gold carried by the Crucible Knights features a great horn. An ancient holiness dwells within. The Crucible horn skewers foes when performing shield bashes. Not bad. Not bad. Allora, noi eravamo arrivati qua. Ah, lui stava da questa parte, quindi andiamo a vedere cosa c'ha da questa parte. Vediamo. Vediamo se me ne pento. Me ne pento? Me ne pento? Non sembra che me ne pento. Could this be a lift? Golden Centipede e un cookbook del missionario. Va bene. Interessante il concetto. Andiamo, 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 andiamo. Comunque, signor Capobianco, Dry Ranged Battle, Scaled Scarab. Ah, che sta alla fare da quella parte, però non ci arriviamo. Andiamo di qua. Allora, mi devo pentire di qualcosa qui? Ditemi un po', ragazzi. Time for magic. Ah, per te. Try stealth. Scusami, se io provo ad attaccare questo tizio e cade, m'hai spaventato. Sto gioco vola. No, Vylaz, non hai idea. Questo è sottoterra e stanno le stelle. È qualcosa di spettacolare questo gioco. È fantastico.
Ah, io provo a fare una cosa stronza, mo. Vediamo se funziona. And... Aliu! Dottor Vilas dovrebbe vedere... Non ha funzionato, non ha funzionato, non ha funzionato, non ha funzionato. Avanti, Fiend! Ah, non mi piace già, già non mi piace. Comunque possiamo, possiamo discutere del fatto che questo tizio mo adesso c'ha una freccia inculcata nel teschio. Aia. Occhio che questi con l'alabarda sono più pericolosi. Addirittura? Anche se non hanno lo scudo, secondo me sì. Wow. Beh, morto è morto. Con qualche perdita, ma è morto. Ah, e mi dà pure anche una Sombering Stone. Figo. Ok, carina come cosa. Ta 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 ta. Io ormai c'ho, ogni volta controllo sempre. Se avessi seguito la quest di un certo personaggio, di Roger, avresti avuto un foglietto che ti diceva che l'ultima volta che il principe della morte è stato avvistato era vicino all'acquedotto del pozzo. Wow, who the fuck are you? Provaci di nuovo, amico. Ok, concetto interessante. Beh, purtroppo ormai sono iperlivellato qua. Mi dispiace. Try Pickle. Cioè, che faccio? Provo Pickle Rick? Non ho capito. Non ho idea di che cosa vogliono da te, onestamente. Sì, molto, molto simpatico. Grazie mille dell'intervento. Ok. Non c'è altro qua, no? No. Ma salve, signori miei. Allora, tu sei lo scarabeo. C'hai altro qua con te? Ok, pare di no. Ok, che cos'hai per me? Order Healing. Interessante. Anche tu, una runa, interessante. Cioè, quindi questa è proprio una cosa da mezzo gioco, praticamente, no? Più o meno, sì. Cioè, okay. Sono arrivato a... Comunque mi sono accorto che l'interfaccia nostra è un po' troppo invadente. Un giorno ci mettiamo e la aggiustiamo. Perché? Cosa che non va? È grande, copre troppo. Dovremmo vederla un pochettino. Dovremmo rivederla. Ma si può ridurre anche le nostre cam, secondo me. Ma poi proviamo la gente del mio bellissimo faccino. Cioè, non so. Cazzo, se... Cazzo, che perdita. Meh, sarebbe bello te, beh. Poi c'ho già la cam più piccola, stai zitto, non mi sa. Non è vero che sei più piccolo. Cioè, quel palesemente di ah, vabbè, è tagliata diversa. È uguale la dimensione, è uguale. E' attento, uguale la dimensione, è quasi vicino a prima. Ma quanti siete? Occhio. Pa. Alright. C'è un altro? No, sono andati tutti quanti via. Dukis d'erba. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Un altro centipede. Tutto ok, signorina. Hand over the twinned armor set. Ok. Ah, non sei una signorina. Dari? Che sta succedendo? Aspetta. Ah, non è una signorina. No, quello è... Tu ce dovresti avercelo, il twin armor set. Gliel'ho dato. Ok. Però sta un po' male. Sono confuso. Ti ricordi che c'era un altro oltre lui? Chi? Quello che aveva il proprietario del Twin Armor Set. Wait. Di? Evocabile, sì. Yo!
Yo, in che cazzo ci stiamo andando a cacciare? Oh, in una delle mie boss fight, la boss fight che mi ha fatto dire oddio, cioè proprio l'ho già reagito così, oddio, l'hanno fatto di nuovo. Di nuovo? Vedrai, vedrai. Il gargoyle. Oh no, ti prego, non dirmelo. Non dirmelo, non dirmelo. Merda. Matti, fai il tuo lavoro. È una fussi, io l'ho fatto da solo. No, sì, è vero che l'ho fatto da solo, ma non sei una fussi. Guarda, detto onestamente, se il gioco è stronzo, io sono stronzo col gioco. Ah, ah. Merda, merda, ma mi sto ammazzando da solo, porco due. Va bene. Oh no, l'hanno fatto di nuovo. Ma dai, perché cazzo non ha preso l'attacco come si deve? Merda. Eh sì, l'hanno fatto di nuovo. Ora mi ricordo che questa cosa l'avevo vista in un video e me ne ho dimenticato. Merda. Allora, se te hai finito di fare il sabato sera qua a vomitare, ma dai, ma porco Giuda, ma basta fare il vomitino. Ma scusa, perché non sei morto ancora? Oh, è Dio boia. Ok, forse non dovevo dirlo. Va bene, andiamo a prendere l'altro mo. Posso essere onesto che non ci vedo un cazzo con tutte ste barre in mezzo alla vita? Merda. Ma Dio è già morto? Sì, è già morto, quindi siamo noi due. Prendi un botto di stamina per fare salti tutti o rollate. Merda, mi sono andato addosso. Merda. Dai, cioè mi ha preso il vento, su. Dai, una schicchera. È andato, è andato, è andato. Bene. Questa è stata una piacevole sorpresa. Più o meno. E non è finita. Come non è finita? Non hai idea, ti ho detto, ti manca un'area. No, 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 no. Ma dove cazzo è il falò? Vai, suca. Vai avanti. Oh, lo vedo, 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 lo vedo. Il fatto che sto gioco c'ha ancora roba nascosta mi ammazza. È l'unica cosa che ti mancava, per dirla tutta. Però è una cosa non piccola. Ok. E questa era legata a che questline? La questline di Fia. Perché qua sei sulle tracce del principe della morte, Godwin, il primo a morire. Ah, sì, sì, quello che è stato tradito, no? Anche, sì, tra le altre cose. Ah, io questa me la ricordo. Già. L'abbiamo fatta per andare da Mog.
solo che scendeva. Comunque non da Mog, da Aster. No, da Mog. Da Mog non ci arrivavi col portale? Sì, ma c'è anche questa. No, cioè nel Palazzo del Sangue comunque. Sì, ti porti, ok, ti porta ad Aster, c'hai ragione. Comunque sta cosa mi fa pensare troppo a Castlevania pure. Fa tanto vampiresco, sì. Ok, domanda strana. Se la From Software deve fare un nuovo gioco con una nuova ambientazione a modi Souls-like, che cosa scegli? Come ambientazione? Cioè Dark Souls, fantasy medievale, Bloodborne, Lovecraftiano / gotico, Sekiro, Giappone, Elden Ring, mitologia norrena, che vediamo? Mi piacerebbe, oddio, un po' avrei paura dei loro programmatori, però qualcosa che implichi qualcosa di post-apocalittico. Ti dico la mia? Grecia. Sta. Antica Grecia, cioè ok che è un po' raffazzonata, però se c'è qualcuno che la può fare bene sono loro. Cioè mi sto immaginando roba tipo il Colosso di Rodi, ma è una battaglia di Dark Souls. Sì, che poi conoscendoli sarebbe tipo Zeus ha tradito tutti, ha ingannato il mondo, Ade aveva ragione, luce merda, oscurità vince. Essa. Night, oh night, why is it always night? Vedi un po' la poesia, va. Tappamente sei andato a comprare il libro di poesia di Andrea Bagnati. Non è vero. Allora. Ah, ma te sei un cazzo di Earth 3? Coso? Sì, sotto l'albero madre, amico mio. Ah, ma tu sei un nemico normale pure adesso. Sì. Ma guando. Ah sì, è vero. Mi ero dimenticato di questo. Comunque devo trovare più Golden Seed, porco due. A quanto stai? Credo che sono a 4, quindi mi manca poco. Va bene, però pure tu c'hai un culo grasso, eh. Non fare fat shaming sugli alberi. Sai, posso. Persone, ok, ma alberi? Non me ne frega niente. Vabbè. Hanno dei sentimenti. No, hanno deliziose frutti. Tecnicamente loro hanno una volontà. Me! Ti sei divertito? Spero di sì. Staff of the Avatar. Ok. Ma l'Aster Bender o l'ultimo? Esatto, diventi Oango Core. No, ma per favore, meglio l'Aster Bender, ti prego. Dammi l'Aster Bender. Ah, mi ho dimenticato di avere ancora il cavallo. Oh no, te sei una cosa. Te sei una cosa brutta, perché sei brutto? Ok, non sei più brutto. Non è vero, sei con un amico. Ok, questa non me l'aspettavo. E ora dove cazzo è finito quell'altro? Merda. Me lo sono perso. Interessante concetto, devo dire. Ok. Ok, io sento che mi sto andando a cacciare in guai oscuri. Già lo so. Tu chiaramente mi stai guardando e dirai: madò, questo non sa cosa gli aspetta. Ma adesso esce fuori il super mega ragno gigante. Io non devo fare altro che rimanere a restare a guardare. Chiaro.
sto giocando nel frattempo. No. Hotline Miami. Yo, Hotline Miami, fantastico, bra. E anzi, uno dei miei giochi preferiti quando si tratta di dire a qualcuno: ah, vuoi vedere cosa sanno fare i videogiochi in termini di trama? Ok. O almeno in termini di, cioè, qualcosa di più strano. Ostia, se riesci a capire la trama di Hotline Miami, tanto di cappello. Ok, magari non trama, però quello che voglio dire è tipo, cioè, è uno di quei giochi che c'ha un livello di gioco che, insomma, sti affari fanno fuori Scarlet Rot? O cosa? No. Sì, comunque non sono contento di questa telecamera, devo dire. Va bene. Ok, siamo soddisfatti. Vincent, siamo contenti? Vai. Comunque, cosa divertente, cioè tipo, questa domenica, vabbè, nessuno che mi sta ascoltando qua è polacco, però questa domenica a Danzica io faccio tipo faccio il pop quiz a uno dei miei pub preferiti qua, e ho deciso di fare tutto quanto a tema film, ma tipo mi sono scervellato per pensare, per trovare tipo domande e risposte che potessero essere decenti per tutti. E ho inventato anche alcune cose un po' malate. Cioè, tipo, chiedere alla gente canzoni, cioè soundtrack di film, però la gente deve indovinare anche il compositore. E quindi, tipo, si ammazzeranno perché, tipo, diranno chi cazzo è Joe Hisashi. Cioè, da dove cazzo si va qua? Oh, con... Oh, ho capito. Esatto. Spero di aver capito, perché sennò qua ci muoio malissimo. Cioè, perché se c'è una cosa peggiore di questo gioco, non è solo il platforming, ma è il platforming a cavallo. Ok, no, ha funzionato. Va bene. Guarda, devo dire, sono contento di averlo fatto ora che sono overleveled. Behind required? Aspetta che a me si è bloccato sul disco, il modo che lo devo smanettare. Ah, si è bloccato? Perché si è bloccato? Non lo so, però non ti preoccupare. No, lo vedo però, non so. Ok, no, mi sto confondendo, che poi adesso non ti vedo ho anche sminchiato la tua telecamera, sorry. Tranquillo. Ah. Che sta a fare quest'altro? No, mi sa che è tornato, lo vedo. Aspetta che sono in una situazione del cazzo su Hotline Miami. Che poi non è Hotline Miami, ma è Hotline Miami 2, che è anche peggio. Esatto. Wrong number. Wrong. The wrong number. Ma sta zona a che... Perché mi dà l'evocazione? Vieni a me, amico. Andiamo insieme. Mi segui? Vieni con me. Abbracciami e fammi sentire che... Allora, qua c'è la congrega delle formiche. Devo capire perché. Vengo. Queste cose non fanno schifo, di più. Va bene. Bellissimo. Abbiamo fatto sta zonetta. E mo? Che sta di qua? Che poi vedo anche roba che è di livello abbastanza bassino, tipo le Ghost Glowworth, ma livello 4, che non è assai. Eh no, vabbè, diciamo che non è la zona in cui dovresti essere adesso, dovresti... Che cazzo vedo là? C'è qualcosa di dorato!
Ah, sì, sì, ho capito. Oh, vedi, è una finger reader. È un falò. Va bene. Cosa sta succedendo? Cos'è successo? Sei sognato? Non so, perché mi vengono in mente i Luna Pop? Lord Godwin. Quale crudeltà? Quale umiliazione? No! Che palle, dai. Destined death. La morte destinata. Ok. La morte è fatale. Ok, sta cosa mi fa strano, mi fa pensare che mo lo trovo come boss e mi preoccupo. Anche perché c'è tipo, io comunque non ho idea di come cavolo aggirarmi qua. Che dici di qua? Grace ahead, ah, dall'altra parte. Vabbè, andiamo di qui allora, scusami. Perché vedevo che c'era roba. E mi chiedo che roba è. Behold group. Surprise attack ahead, therefore try target lock. Ok. Voi stronzi! Andatevene a fanculo! Ok, 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 va bene, va bene, va bene. Ah, ci sei pure tu qua in mezzo. Simpaticissimo. Va bene, addio. Anybody else? Dragon Wound Grease, ok. Ok. Va bene. Merda, merda, merda. Oggi voglio sapere che cazzo sono fatti quelli che si immaginavano gli scenari tra uno stage e l'altro in altre maniere. Oh, dovresti andare a guardare il loro documentario su NoClip. Ok. Sono anzi molto interessanti quei documentari, che sono tutti belli, dove proprio vanno proprio pezzo per pezzo, descrivono tutto il processo del gioco. Quello di Hades è fantastico. Merda, questi mi ammazzano, mo. Come un imbecille. Vediamo, 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 vediamo. Beh, li abbiamo ammazzati tutti o no? Credo di sì, li abbiamo ammazzati tutti, va bene. Che cazzo è questa città che è completamente sepolta nel latte? Che cazzo è? L'ultima città segreta. Ma è così segreta che non è nemmeno nominata. Ma ci sta una mappa? Sì, se non l'hai presa vuol dire che l'hai skippata. Ah, eccola, l'ho appena trovata, appena l'ho detto. Deep Root Death. Ok. Ok. Beh, se io fossi un boss andrei di qui. E sta cosa mi fa... Madonna quanto è grande la mappa. Ok, siamo nei guai. Lo sento. Tu sei un amico. Grazie. Vacuum Slice, figo. Oh, wait. No door ahead. Ok, non è un... Ok.
porta che non si può aprire. Sta cosa è strana. È strana, fratello mio, è stranissima. Qua ci sono soldati mezzi morti. Ok. Quello è un gargoyle. O qualcosa di simile a un gargoyle. Buona, mo faccio confusione tra i fantasmi del gioco e la gente che sta a cavallo nel gioco qui. Salve, 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 salve. Vado a casa del primo Hotline Miami. Mi tenti di mettere Hotline Miami adesso, sai? C'è la coop. Ah, è vero, c'è la coop. Davvero, io l'ho detto per scherzo. Sai che non me lo ricordo? Forse è una di quelle cose tipo mod su PC. No, non c'era coop, almeno. Va bene. Andiamo di su. Perché mo da questa parte, vedi, tipo, abbiamo un attimo il controllo di tutto, Simba. Be wary of Pauper. Controllo di tutto, Simba. Questo si è svegliato con l'acidino. Questi, devo dire, non sono molto forti, però sono un po' messi in posizioni stronze. Ok. Ah, che dice qua? Time for armament. Prince of Death Staff. Il bastone del principe della morte. Interessante. Ah, ma quella... Ah! Ah, ma vedi. Già. Ok. Please is here. The girl must have told on you. You better go along obediently. They'll take you to her. That's what you want, isn't it? Click. No, ma c'è uno dei monasteri. Yeah. Ok. E se guardi da qua verso sinistra, vedi quello? Ma dai, che cazzo! Ero saltato dentro l'affare! Che palle! Vabbè, dicevi? Qua non... Ma devo rifare... Sì, ai piedi delle radici dell'albero madre, ma vuol dire anche che sei alle radici del grande albero, quello che c'era prima. Aha. Esplora bene. Hold it right there, sir. We are here to arrest you. You need to come with us. We'll take you down to the station. Do you understand what I'm saying? I'm happy. Fourth scene, final cut. Che bella l'estetica di Hotline Miami. Vorrei tanto facesse un terzo, ma probabilmente non lo fanno mai. You're gonna cry for it. The girls upstairs giving us full statement right now. Soon they'll be on their way down here for you. Until then, you're stuck with me. Whoa! Non volevo fare sta cosa, ma l'ho fatta. Look at you, you're fucked. Completely fucked in the head, aren't you? È bello che posso immaginare anche la colonna sonora che suono ha. Questo è meglio che non lo dicevo su Twitch. Ma dai, che palle! Sono morto di nuovo nello stesso modo. Mocca, che palle. Oh, hi Blythe. Sorry che ti ho ucciso.
Furia cavallo del West, la 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 la. Tan tan tararan tardan dan tararan tardan. Ah no, non sta cacando, sta pregando la tavoletta del cesso. Tarara da 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 da. È triste pensare che non vedremo mai un altro Metal Gear come si deve. Già. Fuck, non era una pistola, ok. Nope, it wasn't. Va bene, ma allora io da che parte devo andare, mo? Perché siamo qui. Dovevo andare. Perché siamo qui. Oh, forse ho capito cosa che vuoi dirmi tu, eh? Eh sì. Ci sono, diciamo, due possibili strade. Fuck, fuck, Dio. Non lo dire, non lo dire. Di io che sono uno stronzo. Di io. Ronnie James Dio, direi. Bro, ti manca la testa. Salve. Mi miri. Ok, vaffanculo. Togliamoci dal cavallo. Sato, forma cannaccio. Ma cazzo, ma questi fanno danni da Deathroot? Come cazzo è? Eh sì. Ma così non vale, però. Ma dai, ma non è vero. Altra nota, sono scarsissimo in questo gioco. Provaci, provaci. Coraggio, fatti ammazzare. Grandioso film con Clint Eastwood. O con Clint Eastwood. Mm-hmm. Tra parentesi, ti assicuro che nel pop quiz che ho programmato c'è una cosa western, te lo assicuro. No, non è vero, dai, maledetto. Allora, Cap, ti posso rubare un minuto? Vai, vai. Ma mi piace dove stai andando. È questo che volevi mostrarmi? Sì. Immaginavo. Now, Mimic, perché vaffanculo, non siete degni. E avanti, fatti sotto. Oh shit, sei un boss. Adesso capisco perché è il Mimic. I mean, I'm sorry, but you deserve it. Woo! Well, Siluria Street, ok. Treasure chest ahead. Well done, oh well done. Ah,
è il set dell'armatura. Eh già. Interessante. Cioè, praticamente, allora, in termini di tramina, di trama. Di tramina? Tramina, sì. Cioè, questo vuol dire che questo è il precedente grande albero. Più che precedente, sì, nel senso precedente perché c'era prima, sì. E l'albero Lure Tree invece ha praticamente quando è arrivato la, quando è arrivata la grande volontà con la sua belva. Quindi qua una volta c'era il grande albero che è sparito completamente ormai. È stato parassitato dall'albero madre. Ok. Ok. Oh fuck, no, andatevene a fanculo. Non ci tengo per niente. E anzi, vi saluto, vi scappo tutti. Vi scappo, vi schippo, vi sconfinfero, vi scombussolo. Ok. Benissimo, ti sei ammazzato da solo. Non è vero, maledetto, ma non so ma come. È vero, allora, si è ammazzato da solo. Ozza in Miami. Bello quanto è la porca troia, sono intanto frustrato. Oh no, cioè Ozza in Miami ti fa incazzare come pochi giochi, onestamente. Allora, io adesso invece. Mo dobbiamo andare verso l'alto. Quindi vuol dire verso quella parte. Quindi praticamente devo andare verso sinistra, torniamo indietro. Comunque, adesso che ho detto Ronnie James Dio, ho in mente l'inizio di Tenacious D, il prete del destino. Il destino. Ah no, ok. No, il momento in cui appare Ronnie James Dio e canta In the city of the fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form the world's strongest alliance and the world's most awesome band. Quel film è tutto speciale, c'è da dire. Tenacious D, questo mi farà male, vero? Oh cazzo. È un orso grosso. Bene, me ne scappo. No, lasciami in pace. I don't wanna hear it, no. I don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep. Fuck you. È un orso grosso. Era Balù. Merda, Balù mi segue ancora. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e dei tuoi malanni puoi dimenticare. Basta il minimo. The Nameless Eternal City. Eh già. C'è da dire che quando si parla di roba che è nameless in questi giochi, io mi cago. Non dimenticherò. Onestamente, quella è forse ancora una delle mie boss fight preferite. Sì, ma perché? Perché no, devi considerare che Dark Souls 3 è stato il primo Souls che ho finito dall'inizio alla fine. Ah. Perché ho giocato all'1, non l'ho mai finito come si deve. E poi l'ho ripreso dopo, Dark Souls 3. Ho giocato al 2 e il 2 non mi era piaciuto. E Bloodborne non l'avevo ancora giocato. E poi ho giocato direttamente a Dark Souls 3 e lì c'è stato qualcosa che è scattato, devo dire. Allora, io sono finito qua su. E adesso? Esplora. Esploro come una signora di nome Flora. Che poi sai qual è una cosa che non ho notato di Dark Souls? Che non è che il mondo è il più grande in assoluto. Ok, in questo sì. Ma non è che sono i mondi enormi e vastissimi. È che siccome sei spaventato, li cammini piano piano. Eh sì. Quindi sembrano più grandi perché ci metti più tempo ad andare attraverso. È geniale come cosa. Oh, sì. Allora, mo io sono qua su.
Non ho esattamente idea di che cosa c'è di qua, ma possiamo andare a scoprire. Che dice qua? Quindi cosa? Hall ahead, beware a strong foe. Uh-huh. Iii, hanno messo qua la cazzo di grazia? Ma con che coraggio? Vabbè, oh, ma... scenario pulito, yes. Ste grazie sono messe in modo strano. Ok. Ora vediamo se mi devo pentire di qualcosa. Merda, mi devo pentire di qualcosa. È ora di pentirsi amaramente di qualcosa. Dicevi di Bloodborne? No. No. Si dice che il principe della morte fu sepolto ai piedi, nelle radici dell'albero madre. Ma se è vero che la radice della morte diede vita alla non morte, e che lui morì solo nel corpo ma non nell'anima, mentre Ranni nell'anima ma non... No, lui morì nell'anima ma non nel corpo, Ranni solo nell'anima ma morì il corpo. Aspetta un secondo, quello è un portale. Oh, 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 what? Il campione di Fia. No, affronta lui, non me, non me, affronta lui, affronta lui. Va bene, però prenditi una pausa, signorino. Ah, ok, va bene. Ups. Quasi mi dispiace. No, non è vero. Ah no, è tornato. Rogier! Lo stradone francese. Aia. Ups. Who's next? Merda, merda, merda. Ciccione del cazzo. Ho anche la tua armatura. Beh, ora? Nessuno. Fia's Mist. Fia! È viva? Eh già, non è mai morta. Se ne è solo andata. Che cosa dico? Deny us like the Golden Order o no, I want to be held? Beh, ormai il gioco l'hai finito, però se vuoi saperne di più. Che devo dire? È così? I want to be held. Sei uno strano. Via, ho molto apprezzato la sua quest. Onestamente non ho ben chiaro che significa, perché onestamente mi sembra, cioè, ho visto un attimo il meme di oh sì, abbracciami, e poi non ci ho pensato di più, perché non è che ho visto molto molta roba. A Halo Brand. Oh. Ok, e che significa sta cosa? Ma anche perché, cioè, c'è solo un finale, cioè non c'è un finale legato a Fia. Certo che c'è un finale legato a Fia, è uno dei sei finali di Elden Ring. Quello del Shabiri? No, Shabiri è un finale di Elden Ring,
il finale in cui l'anello ancestrale, scusami, si può riparare con quattro rune diverse. Sì. Una è quella del Dung Eater. Esatto. Una è quella di Ranni. No, no, Ranni è un finale. No, non Ranni. Una è quella del Dung Eater, una è quella delle tre dita. Una è quella di Gold Mask. Non è proprio una runa, però sì, quella di Gold Mask è una runa. E qual è la quarta? Quella, la runa della morte, quella che è stata tolta all'albero madre. La quest di Fia ti porta ad avere e poter inserire nell'albero madre il ciclo di vita e di morte. Si vede la lanterna e ricarica l'area. Ok. Sono parecchio confuso. Dai che chiudiamo magari con una boss. Aspetta, live. Un'altra? C'era una che te ne mancava. Prova a riparlare con Fia. Oddio, no, mi sa che devi fare quella cosa tu. Vai, parla con Fia. Ok. Eh no, non mi fa parlare, mi fa stringere di nuovo. Fatti stringere, vedi che ti dice. Abbracciami, guascone. Another mark in the shape of a half-wheel wound of the centipede. Tra l'altro, centipede. Give curse mark of death. Ok. Ah, l'hai trovato tu, ok. Dai. Non ho idea di come. L'hai trovato sulla torre della Liurnia, quella che andava capovolta per raggiungere la città. Oh, sì, certo. Perché quello era il corpo di Ranni. Ranni non ti parla mai dal suo vero corpo, lei è una bambola. Eh sì, sì, la bambola l'avevo trovata. You are my true champion. Aww. Radiant Baldakin's Blessing. Fia è un personaggio meraviglioso. In the first dead of the demigod. Those and take for yourself the throne. Non mi ricordo, e con quella runa che cosa succede? È l'Age della Frattura? No, l'Age della Frattura è il finale normale. Tu fai l'alba, sì, l'era della... Ah no, che è tutto tipo completamente grigio e di ash. The Age of Dusk, direi così. Sì, sì, sì. Ok, mo ho fatto sta cosa. Riposati. Tu dici riposati, lei se ne va e si ricarica quella cosa. No, lei non se ne va, fidati, deve giacere con Godwin. Per dare vita alla runa della morte. Ok, mi siedo, che devo fare? Lei non ha triggerato niente? Rialzati. No, sono ancora qua, posso ancora parlarle, ma mi sa che non mi dice niente. Forse devo trasferirmi da un'altra parte e tornare. No, di solito basta... Not the remains of one chosen for me. Ok, quindi mo vuole avere anche un bambino questa. Ok. Mi hai pensato di adottare? Lei vuole deve fare una cosa molto più specifica. Deve concepire la runa della morte. È assurda sta cosa a livello di meccanismo. Cioè, perché praticamente quello che stai dicendo è non c'è morte in questo universo. Marika tolse la runa della morte e la diede a Maliket. Eh sì, Destined Death. Esatto, così che... Io provo a fare così, cioè passo da una cosa all'altra così il mondo si ricarica. Così che quelli che dovevano essere considerati divinità, che magari però erano mortali, non potessero non più morire. Mm-hmm. C'era un problema però. Anzi, aspetta, Marika probabilmente lo fece per... cosa per volontà superiore, letteralmente, perché c'è una teoria molto creditabile secondo cui Marika stessa in realtà ha sì dato la runa a Maliket, però poi ha tradito Maliket.
E a come? No! Enter the deathbed dream? Te l'avevo detto io che Bloodborne. E te l'avevo detto che ti mancava un boss. You what, mate? Diciamo che daremo molto adito a questa live. Non sapevo che ti mancasse proprio questo boss. Oh, fuck! Ok, vieni a me, veloce. Forte sucks. Oh no, questo fa danno con il coso nero. Ma dio boia. Che secondo le leggende fu quello che la capitale. No, volevo evitarlo. Io detesto la telecamera in questo gioco. Specie quando non riesco a vedere un cazzo. Ah, son of a bitch. Sì, va bene. Molto simpatico. Va bene, ma fammi vedere Cristina D'Avena. Cazzo, quando attacco poi mi prendo tutto il danno. Ok. Motherfucker. Ok, questo che... Ci arrivai a un livello molto più basso io. Didn't expect death. Ok. E mo? Cioè, praticamente cioè, è tipo un'incarnazione della morte? Sì, è una specie di replica della runa della morte. Curioso, tra l'altro. No, dico il Lich Dragon. Il Lich Dragon, poi se leggi la rimembranza ti spiega che cos'è, se vuoi te lo dico io. Praticamente... Aspetta. Tanto non so se hai notato come si chiama la lanterna, si chiama... My D? Sì, D diciamo che non ha mai visto figlia di buon occhio. In realtà questo non è D. O meglio, lo è ma non lo è. Io speravo di evitarlo e di salvarla. Non ci sono riuscito. E D ha subito tutta la mia collera. Ok. Figlio di puttana. Hello? Darian. Ti ricordi che lei tecnicamente l'aveva ucciso, Dio? So, should I kill him? Non lo so, come in base al roleplay. Io di roleplay l'ho ucciso perché il mio personaggio si era affezionato a Fia e quindi l'ha vendicata. Stavi un po' antipatico, devo dire. Questo qui comunque è il fratello, non è lui. Cioè, lui è già morto. Ok. E ha lasciato anche tutto quello che aveva Fia. Direi okay. Che è un bel finale di live. Due draghi accoppati. Tanta lore. Ok. Scusami, ma questo cazzo di portale? Tu ci hai disattivato perché sei arrivato adesso. Se ci arrivi prima, questo portale ti porta dentro la capitale eterna. Bypassando praticamente
quasi metà gioco. La capitale eterna, cioè Nokron? No, scusami, la capitale, l'Ende, la capitale reale. Ah! Ti porta all'interno, devi puoi evitarti tutto Altus. Che roba! Sì, infatti, cioè, i livelli sono più o meno paragonabili. E devi fare, praticamente, Radahn. Cioè, puoi fare Godric e Radahn. Che però mi sa che non li puoi fare, perché mi sa che Renna la devi fare, però non mi ricordo. Però basta che fai Radahn, a quel punto si triggera Nokron, si triggera il passaggio per Nokron. Sì, il meteorite. Fai tutto, prendi il portale e arrivi da Morgoth, fai la cosa, cioè, posto che ci riesci, perché comunque sarà di livello più alto di quanto dovresti essere in realtà. Ok. Poi ha detto una cosa rispetto alla Roundtable Hold. Che succede se io torno adesso? Anche se ormai credo che sia tutto quanto morto là. Chi ha detto? Aveva detto tipo, oh, uno dei Runemark è ancora lì. Beh, lei è morta da tanto tempo ormai. Vabbè, perché mi sa che c'era quello di Roger. Remembrance of the Dragon Lord. Il potere del suo nome può essere sbloccato da Finger Reader. Il Dragon Lord, la cui seggia era al cuore della tempesta oltre il tempo. Era stato una volta l'Elden Lord nell'era prima dell'Air 3. Questa cosa non l'ho ancora capita. Come fai a essere Elden Lord se non c'è l'Elden Ring? Che società avevano i draghi? Ok. Once his god was fled, the lord continued. Quindi c'era un dio dei draghi? Eh già. Elden Ring si basa molto sulla lotta fra divinità. Gli avatar e degli schieramenti in campo. Molto figo. Dove sta? No, the blood lord, the grafted, the fire giant. Lich Dragon in basso a sinistra. In basso a sinistra? No, scusami, ho sbagliato, l'ho confuso con Malenia. No, è Malenia questa, infatti, sì. Ah, eccolo in alto, è accanto a Aster. Oh! Dopo che Godwin il Dorato divenne il principe della morte, il drago antico combatté a lungo e duramente contro la morte all'interno della... All'interno di Fia? No, his companion si riferisce a Godwin. Cioè, combatté la morte che c'era dentro... Godwin? Cioè, quindi il drago era sognato da Godwin? Esatto, perché tu entri nel sogno del... Victory was never achieved, and its only reward was corruption. C'è un miracolo in cui ti spiega che dopo la guerra dei draghi a Lendel, che furono sconfitti, Godwin però si affezionò a Fortisax. Infatti decise di continuare il culto dei draghi proprio nella capitale, anche se erano stati nemici un tempo. Infatti quel cadavere di drago gigante all'epoca. Sta cosa poi è tantissimo The Nameless King. Sì. What the fuck? Infatti il cadavere gigante all'Endel è Fortisax. Quello vero, però. Ah, oh, c'ha senso, sì. Vabbè, Godwin Godfrey è morto qua. Ah, Gideon, sì. Mamma mia, che bello che è diventato una boss fight, perché non vedo l'ora di ucciderlo. era molto rompicoglioni, in effetti. Questo sulle palle. Tanto, sì. Il Dawn Eater se n'è andato, sì. No, io sono quasi stupito, perché, cioè, avevo già affrontato... E pensavamo che sarebbe stata solo un... E invece... No, io più che altro... Cioè... Dopo aver giocato a tutto Elden Ring... E aver finito il gioco... E aver avuto quel momento di... Sono triste perché ho finito il gioco dopo 80 ore... Trovare che c'erano altri tre boss che non avevo mai affrontato... Battali... E praticamente finire il gioco... Cioè adesso ho di nuovo la stessa sensazione... Tipo... Cioè fa male di nuovo... Sì... Oh mio dio. Questo gioco è fantastico. Oh, aspetta!
Che fine ha fatto Roderica? Lei c'ha... Ah no, è ancora viva, è ancora viva. Diciamo che lei c'ha interazioni col fabbro, però non si sposta mai di... No, 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 ma l'ho visto. È giusto che a un certo punto stava davanti al camino e poi si è tolta. Va bene. Beh, credo che questa sia la fine di Elden Ring, allora. Già. Finito in live. Sono quasi triste, sono veramente quasi triste. No, anzi, sono triste per davvero. Va bene, appuntamenti per la settimana, Cap? Sì, no, molto semplici, come al solito, venerdì siamo in live alle 7 di regola con Rob Valente, o non lo so, dipenderà, io ci sarò sicuramente, e facciamo una retrospettiva su alcuni film, non penso tutti, perché è una filmografia abbastanza corposa di Sam Raimi, in virtù del fatto che è uscito Doctor Strange, capiamo un attimo le tappe di questo regista così poliedrico, pur rimanendo fedele molto a un'ottica di cinema. Posso dire una cosa che mi ha deluso di Doctor Strange? Lo so, non c'era Wanda nuda, me ne rendo conto. No, vabbè, quello è una delusione costante, ma non è quello. Bruce Campbell non ha detto groovy. Cioè, io mi aspettavo nel momento in cui dice "It's over!" Groovy. Me l'aspettavo. Io la battuta che mi aspettavo è "Hail to the King, baby". Io aspettavo che a un certo punto in uno dei multiversi c'era uno con una motosega, però vabbè, diciamo bello. Oddio, sai che sarebbe stato bello? Quando... oddio, no, non posso spoilerare, ma che ci penso? Vabbè, sì, siamo soltanto tu e io, però. Sì, no, magari, non penso che qualcuno si recupera in pasta fino a qua, però... Nel momento in cui controlla le anime dei dannati... Sì. Sarebbe bellissimo se tipo va da Wanda e fa "Hail to the King". Sì, ecco, quello sarebbe stata la punta. Cioè, già il film è abbastanza trash, ma quella punta di trashissimo. Ma io per quello dico che c'è. È un po' un compromesso. Ma vabbè, ne parliamo in un altro momento. No, vabbè, allora, rispetto a quello che ha fatto Raimi, è sicuramente un compromesso. Rispetto al Marvel Cinematic Universe, è la cosa più trash che si sia mai vista. Cioè, nel senso. Sì. No, sì. Vabbè, ci credo, no, rispetto a quello che ha fatto Raimi, figurati. Ci sta. Va bene. Se non c'è nient'altro, allora io tolgo qua le tende. Cap, bello, è stato un piacere. Ragazzi, martedì prossimo immagino tu sarai con Pasco. Martedì prossimo sì, vabbè, sì, vediamo. Prima che parto sì, quindi penso di sì. Buona giornata a tutti, se chi sta guardando, chi non sta guardando, in chat, in past, quello che è. Vi ho lasciato io, vi faccio male al polso. Ciao belli.